La risonanza stocastica è un fenomeno particolarmente curioso. Fu ipotizzato per la prima volta nel 1981 dal gruppo di ricerca diretto dal professor Giorgio Parisi all'Università di Roma, allo scopo di spiegare la periodicità nelle ere glaciali. E è un fenomeno che coinvolge la presenza di rumore, inteso come fluttuazione, in questo caso di parametri astronomici dovuti quindi al moto degli astri, in particolare del pianeta Terra, e lo lega a fenomeni del clima. Quindi la prima applicazione della risonanza stocastica fu proprio nel tentativo di spiegare una periodicità di un fenomeno, in questo caso le ere glaciali, dovuta alla presenza di rumore. Il fenomeno consiste in questo: si ha un piccolo segnale periodico che viene applicato ad un sistema bistabile. Il segnale è così piccolo che non è in grado di permettere variazioni nel sistema bistabile, ovvero cambiamenti da uno stato all'altro. Ma grazie alla presenza di rumore, questi cambiamenti possono avvenire. Il rumore agisce in questo caso come forza positiva che coopera con la periodicità del piccolo segnale per dare luogo a cambiamenti che avvengono in sincronia con il segnale periodico. È come se, aumentando la confusione in un ambiente, noi in realtà ne migliorassimo il grado di ordine. Questo suo carattere fortemente controintuitivo ne ha senz'altro contribuito ad aumentare la popolarità e la sua diffusione a livello planetario. Gli ingredienti base della risonanza stocastica sono così semplici: un segnale periodico, un sistema bistabile, cioè che può assumere soltanto due posizioni, e il rumore, che ne hanno fatto un fenomeno estremamente popolare. Esempi di risonanza stocastica si sono osservati in sistemi così diversi come sistemi biologici. Per esempio, pensiamo al funzionamento dei neuroni del cervello. I neuroni sono oggetti che possono vivere sostanzialmente in due stati diversi, nello stato di firing in cui sono attivi e nello stato di quiescenza. E sono oggetti che vivono naturalmente in un ambiente rumoroso. Le fluttuazioni dei sistemi biologici, dovuti per appunto a fluttuazioni sia di tipo elettrico che di tipo termico, sono all'ordine del giorno. Un altro esempio interessante di applicazione di risonanza stocastica si ha nel settore dei mercati finanziari, dove in questo caso il rumore viene giocato dalla molteplicità delle interazioni economiche che abbiamo nel nostro pianeta. Ancora abbiamo casi di risonanza stocastica nei sistemi materiali, per esempio nei sistemi micromeccanici e nanomeccanici, dove piccoli dispositivi oggi vengono costruiti e vengono fatti operare in un ambiente rumoroso, dove le fluttuazioni termiche determinano la dinamica di questi sistemi e quindi anche il loro funzionamento. Non tarderà il momento in cui avremo a che fare con transistor e chip che operano in condizioni talmente estreme dove il rumore termico possa determinarne il funzionamento.